che mi ci tira fuori un caro saluto a tutti. Se devo dire se mi sono simpatici o meno i francesi, rispondo che no, non mi sono molto simpatici, ma indipendentemente da ciò bisogna però obiettivamente riconoscere che essi hanno una capacità fuori dal comune di perseguire i loro obiettivi senza cedere il passo alle furbizie e agli opportunismi che contraddistinguono il nostro modo di fare, anche quando si tratta di questioni di primaria importanza. E sinceramente, se volessimo fare un paragone con quello che da alcuni anni stiamo subendo come territorio lucano e come popolazione meridionale, dovremmo ammettere che la questione dell'aumento delle tasse sul carburante francese è ben poca cosa rispetto alle ingiustizie e ai soprusi che da noi vengono consumati intorno al petrolio e al tartassamento fiscale e contributivo delle famiglie. Ma al di là delle questioni di merito, su cui ovviamente fa sorridere il fatto che proprio in Basilicata, dove c'è il più grande giacimento petrolifero d'Europa, abbiamo il prezzo più alto del carburante da pagare al distributore, l'aspetto che ci deve far riflettere di più è proprio quello della convinzione e della coerenza con cui si devono portare avanti le battaglie di giustizia sociale, che non possono essere messe in mano, come stiamo vedendo anche con la strana coppia giallo-verde, a questo o quel partito, ma devono rimanere saldamente ancorati ai territori dove la gente vive e lavora. Che è poi l'idea che con Pino Aprile abbiamo riconfermato anche l'altro giorno a Napoli, nel voler sostenere in ogni realtà l'impegno per la costruzione della grande comunità identitaria del popolo delle formiche in ogni regione meridionale. Non si tratta di un nuovo partito, ma di uno strumento ben preciso per recuperare rispetto e dignità, superando la colonizzazione che ci hanno finora imposto, fatta, come sappiamo, di sterile propaganda come quella che spudoratamente la regione Basilicata ha messo in campo con il dispendioso incontro da 100.000 euro in un giorno e mezzo di Matera, definito come gli stati generali dell'agricoltura, mentre in realtà si è trattato di un semplice appuntamento preelettorale delle cordate vicino all'assessore Braia, che può fare tutte le chiacchiere che vuole, ma di sicuro non può occultare la crisi profonda dell'agricoltura lucana e l'inefficacia dell'operato clientelare scorretto del suo dipartimento, come ha avuto modo di denunciare sulla vicenda dei bandi pubblici pilotati a senso unico e neppure alternato. Chi ci rimette in questo modo sono solo e soltanto gli abitanti dei nostri comuni, ai quali con questa politica al massacro verso il sud non viene riconosciuto neanche il dovuto stabilito dalle leggi, come quella sul fondo di perequazione, che ogni anno sottrae, per essere preciso, qualcosa come 73.000 euro al piccolo comune di San Paolo Albanese, e con quelli che governano, che hanno pure la faccia tosta di dire che sono bravi e capaci, mentre si dovrebbero solo vergognare. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it